Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, perché qui invece discutiamo lo stage EX numero 2. Stage EX numero 2 che fondamentalmente è identico al primo. Non cambiano le fasi, non cambia il combattimento, non cambia neanche il team, proprio perché la strategia è la stessa. L'unica cosa che ho fatto per in un modo o nell'altro pararmi un po' di più, dato che i miei HP con questo team non sono un granché, almeno con Eris e con Cloud non sono un granché come HP. L'unica modifica che ho fatto è mettere praticamente un'arma di Cloud di Alwyn, la Bandaged Sword, per darmi magari un po' di protezione magica all'inizio, ovvero quando subiamo praticamente il triplo attacco dei Valzer. Infatti la mia strategia, come noterete successivamente nel video del combattimento, che comunque neanche mi metterò a commentare perché è letteralmente la stessa identica cosa dello stage EX numero 1, solo un po' più lungo come combattimento perché i nemici giustamente sono un po' più resistenti. Quindi fondamentalmente parlando, la strategia è la stessa. L'unica cosa che cambio come approccio al combattimento è semplicemente il fatto che con Barret debuffo subito il Valzer numero 3, con Cloud alzo invece la difesa magica in modo tale da subire l'attacco triplo dei Valzer e quindi poi successivamente riuscire ad eliminare entrambi e andare avanti con il mio combattimento. Per il resto, ripeto, la strategia è letteralmente identica, quindi non cambia praticamente nulla. Potete utilizzare lo stesso team se vi siete trovati bene con lo stage EX1, altrimenti l'unica cosa che vi consiglio di fare è magari, almeno all'inizio, cercare di pompare la difesa magica con qualcuno in modo tale da tankare il danno iniziale e poi successivamente combattere come avete fatto anche nel primo stage. Detto ciò, vi lascio alla run e noi come sempre ci becchiamo con i prossimi contenuti. Bye bye!
Yeah.